Oggi fermiamo l'Italia per farla ripartire nella direzione giusta e questo è il messaggio che CGIL e UIL inviano al governo dalle 54 piazze italiane. Un migliaio in corteo anche a Cosenza per manifestare contro il Jobs Act e la legge di stabilità. A manifestare accanto a lavoratori in mobilità, precari e pensionati, fino anche lavoratori contrattualizzati dopo 17 anni di precariato che hanno deciso di scendere in piazza per solidarietà, perché il lavoro, dicono, è l'unico presupposto certo per garantire un futuro all'Italia. In testa al corteo cosentino, Carla Cantone, segretario generale nazionale dello SPI CGIL. La centralità della nostra azione è il lavoro e nel Mezzogiorno in Calabria c'è bisogno di lavoro e questo è il punto principale delle nostre richieste al governo. Per questa ragione gli chiediamo di modificare la legge di stabilità perché così com'è non va bene. Non è col Job Act, cancellando l'articolo 18, che si dà lavoro. Renzi deve capire questo, invece di mandare avanti i suoi ministri a fare precettazioni, apre il tavolo e discuta con tutte e tre le organizzazioni sindacali. E io mi auguro che dopo questo sciopero Renzi capisca, si faccia un po' di mea culpa, faccia un Twitter e ci convochi.